Ciao a tutti ragazzi, bentornati da Simo Bricks. Oggi siamo qui in un nuovo video e vi voglio mostrare questo nuovissimo trattore, il Massey Ferguson T800. È veramente molto bello. Vabbè, a parte gli scherzi, ho modernizzato il vecchio trattore che ben avete presente e adesso mi è partita un po' la mania dell'agricoltura. Avete visto che farming simulator, perché no? Ho portato questo trattore, l'ho modificato e l'ho reso molto più moderno. Intanto iniziamo subito a vedere le particolarità di questo trattore. Da davanti abbiamo un peso, direi ben realizzato, che ovviamente si può staccare. Abbiamo un muso molto più accattivante rispetto a prima, perché prima, vabbè, se ve lo ricordate, era veramente un po'... diciamo, erano i suoi anni, mettiamo. Se eravamo negli anni 2000, adesso siamo nell'anno 2017-2020. Come futuro ideale, e i trattori si sono evoluti. Anche questo trattore è un design molto interessante. Qui iniziamo ad avere dei parafanghi più o meno, non troppo ampi perché sennò davano fastidio alla vista, ok? Abbiamo un po' di dettagli del motore con un cofano bello largo davanti, vedete anche un po' da sopra l'aspetto. Tanto vabbè, gli specchietti sono facilmente rompibili. Si rompono molto facilmente. Abbiamo un tank di benzina. Da questa parte, dall'altra parte abbiamo il motore, cioè la griglia del motore con il tubo di scappamento. Poi abbiamo le luci qua. Luci qua. Poi sul tetto abbiamo lampeggianti, un'antenna radio. Abbiamo gli specchietti retrovisori perché sono fondamentali. Sul retro abbiamo ovviamente qua sotto abbiamo due parafanghi, qua uno qua neri. Abbiamo l'aggancio per il trailer, quel che l'è. Qua abbiamo vari agganci utili per attaccare varie cose. Abbiamo la barra, la targa e come decorazione finale abbiamo questo finestrino dietro con dei lampeggianti qua. Sia lampeggianti qua sopra che qua, è molto interessante. Ora vediamo di rimuovere il tetto, che è una costruzione particolarmente interessante e delicata. Sì, ci sono riuscito alla perfezione. Al suo interno, vedete, abbiamo il nostro operaio con un paio di oggetti, che adesso per comodità rimuoviamo il nostro amico. Bellissimo. Vediamo subito al suo interno. Abbiamo un volante, poi una, diciamo, un'antenna per movimentare su e giù i carichi. Abbiamo un contatore di qualsiasi cosa, una chiave inglese per la manutenzione. In più, se togliamo il tettuccio qua, abbiamo anche un'altra console che è nascosta, diciamo. E invece, ovviamente, è dotata di 1000 fari questo trattore perché è molto utile. Ora vediamo qui con me un primo accessorio per il trattore, che è un aratro rimodificato. Adesso ve lo sistemo bene. Allora, non so se vi ricordate questo aratro qua, ma sostanzialmente adesso gli ho messo delle ruote e un sostegno in modo che sia un pochino più reale. Poi voi lo attaccate con cura al trattore. Qua comunque abbiamo, io ho sistemato dei fari giusto per farlo, e voi in teoria dovrebbe girare. Allora se tira su, no? Poi giriamo la ruota e giriamo anche il sostegno. Una volta abbassato un po', lo mettete in azione girando questa parte e in teoria ara il suolo così. Poi ovviamente se volete farlo dall'altra parte, basta girare dall'altra parte tenendo conto del sostegno. So, è un po' complesso, ma nella vita reale è molto più semplice. Comunque è un modello molto recente. Ah, ovviamente è il peso, perché se dovete arare è meglio il peso. Poi qua comunque abbiamo questi due bracci che si tirano su e giù e vi permettono di aggrappare un oggetto a più o meno qualsiasi altezza e alzarlo su e giù, modificarlo in base a come volete usarlo.
Benissimo, ora abbiamo il nostro Massi Ferguson al lavoro. Bene, ciao e alla prossima.